Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem, un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. E oggi siamo qui per la seconda parte della top 10 dei Funko Pop della Marvel, questa volta quelli che ha scelto Stefano. Sì, perché io starò zitto tutto il tempo come l'altra volta. Come ho fatto io l'altra volta, ma io invece questa volta mi sono preparato e ho studiato. Ma non vale, tu lavoravi in radio, quindi hai una dialettica e un eloquio che è capace di sparare e stronzate per 10 minuti di fila. Va bene così, va bene così. Va bene ragazzi, siamo pronti per partire con la mia top 10 della Marvel, ma prima sigla. Sigla. Hey, benvenuto sul canale Tandem. Sei curioso di sapere chi è che c'è in prima posizione, ma dovrei aspettare perché... Sinceramente mi fai un caso. Cominciamo dalla 10ª posizione ed è stata dura per quanto mi riguarda mettere 10 personaggi della Marvel in questa classifica, perché ce ne sono veramente tanti che mi piacciono. Voglio anticipare dicendo che molti di voi si sentiranno, diciamo così, esclusi. Sì, esclusi, perché sicuramente diranno: ma come mai non c'è quel personaggio? Ragazzi, voglio dire, gusti personali sono personali. C'erano 10 caselle da riempire. Va bene, ma bando alle ciance, 10ª posizione ho messo The Dark Elf. L'elfo nero. Ho messo l'elfo nero, che praticamente dalla serie di Thor è stato preso per un film, mi sembra del 2013, una memoria. Non ricordo bene, comunque mi piace molto esteticamente e l'ho inserito in 10ª posizione. In 9ª posizione, sempre da Thor, ho scelto questo personaggio che è Heimdall. Questo personaggio che rappresenta un po' il signore, il guardiano che deve curare chi entra e chi esce dal regno degli dèi, quindi da... Parla! E quindi Heimdall, che mi piace molto esteticamente. Tra l'altro mi ricorda Leonida, sì, quello di 300. Eh beh sì, quello che butta giù. Infatti secondo me si assomigliano anche abbastanza a questi due pop. Cosa stai cercando? Non lo guardavi in giro. Ma no, pensavo che cercavi Leonida. Io intanto faccio quello che voglio, no? Poi in 8ª posizione, questo è uno dei pop secondo me più sottovalutati. Potrebbe entrare in una puntata dei pop sottovalutati. Sto parlando di Metallic Magneto. Ma fare pandan con Silver Surfer, quindi. Sì, perché è molto bello esteticamente, fatto molto bene, e in pochi se lo sono cagato. Anche lui. Invece di metallo. E invece secondo me veramente merita tantissimo, tanto che l'ho messo in questa top 10. Ma andiamo avanti con la 7ª posizione. Questo è uno dei primi pop realizzati dalla Funko per la Marvel. Story Sto parlando di Red Skull, molto molto bello, tra l'altro un acerrimo nemico di Capitan America. Sono andato a leggermi le note perché ero curioso di sapere che cosa la scuola. Che cosa rappresentava, e addirittura è stato un discepolo di Hitler nei fumetti di Gesù Cristo. E poi a un certo punto è impazzito, ha detto, era il tredicesimo, e quindi si è trasformato. Mentre in 6ª posizione, a me piace nel cattivo, ho messo Madcap, che fa parte di del fumetto di Deadpool, e non solo. Comunque mi piace tantissimo questa colorazione gialla, che mi ricorda, visto che a te piace tantissimo The Mask, mi ricorda The Mask. Grande The Mask, cazzo, fatelo! In 5ª posizione, lui con questa lingua che farebbe felice tantissime donne. Sto parlando di Venom. Perché ridi? No, sto parlando di Venom, e che dire, nelle sue versioni, cioè Venom, Anti-Venom, Carnage, eccetera, comunque bellissimo, veramente. Raccontaci un attimo la sua storia. Ma dunque, lui è nato, che era un bambino sano, felice, contento, poi a un certo punto è diventato orfano come tutti i supereroi, è stato sodomizzato da suo zio, si è incazzato e con questa lingua con sua zia ne ha fatte di tutti i colori. Grazie. Prego. Da 4ª posizione so già che molti di voi diranno: ma come, non fa parte dei primi tre questo che stai per dire? No, perché nei primi tre ce ne sono altri che mi piacciono di più. Lui è Ghost Rider, un uomo infelice, soprattutto sempre molto arrabbiato. Perché l'ho messo in 4ª posizione? Perché per chi di voi ha posseduto o possiede Ghost Rider potrà convenire che non è fatto tanto bene, ma non dal punto di vista estetico, dal punto di vista proprio della verniciatura e dei dettagli. Estetico. No, però nel senso esteticamente è bello. Da lontano è bello. Però nei dettagli sì, non è verniciato bene. È rifinito male. E quindi questo me l'ha fatto scendere di posizione e non me l'ha fatto salire sul podio. Perché ridi? Non lo so, non è rimasto alla lingua e non me l'ha fatto salire, me l'ha fatto ridere. Ma
siamo giunti al podio, in terza posizione abbiamo un personaggio in comune, perché l'avevi scelto anche te. Sto parlando di Hulkbuster, questo personaggio che adesso è diventato veramente introvabile. È quello che ha fondato la Blockbuster, tra l'altro. In seconda posizione il mio preferito, la quasi. Cosa. La cosa. Ah, la cosa, ok. La cosa dei Fantastici 4, e qua sorge una domanda. Ma perché? Come mai hanno messo e hanno prodotto solamente la cosa e degli altri Fantastici 3 non si sa niente? Perché è quello più. No, beh, però se vuoi fare una serie, nel senso, fai. Beh, Silver Surfer l'hanno fatto. Sì, ma c'era lui e basta. Esatto, non fa parte dei 4-4. E comunque questa era la mia seconda posizione, la cosa, veramente ragazzi, se per caso qualcheduno di voi, buono di cuore, lo vuole vendere a un prezzo, diciamo, onesto, io ovviamente sono qua ad accoglierlo. Lui paga. E paga, io paga. In prima posizione abbiamo un personaggio che anche questo fa parte delle prime serie dei Funko Pop dedicati alla Marvel. Sto parlando di Dottor Destino, o meglio Dottor Doom, ed è metallico. No, scherzo, nel senso, questa non è la versione regular, quindi non metallic, però nel senso lui è un personaggio metallico. È un personaggio che ha gli attributi. Allora, in questo caso la mia triade principale è composta da Dottor Doom, la cosa, e da Hulkbuster. Ti piace? Hulkbuster è una figata, sì, soprattutto Hulkbuster. E diciamo che è quello che ci accomuna nelle nostre top 10. Ci accomuna in questa top 10 della top 3. Io non l'avevo messo nella top 3, ma è... Vabbè. Sì, però diciamo era la top 3. C'era comunque. Va bene ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa mia top 10. Ovviamente insultatemi pure se volete, perché ovviamente su 200 e passa Funko Pop dedicate alla Marvel, è normale che molti rimangano fuori, soprattutto tra quelli più comuni. Ad esempio non l'abbiamo messo dentro Spider-Man, non abbiamo messo dentro Iron Man, Iron Man l'hai messo dentro. Iron Man l'ho messo. Wolverine non abbiamo messo. Deadpool non l'abbiamo messo. Abusati, come si dice, poverini, abusati così. Abusati. Va bene ragazzi, era tutto per il video di oggi, ricordatevi di iscrivervi al canale Tandem, di andare sulla nostra pagina Facebook e di iscrivervi anche lì. E poi che cosa? E poi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, insomma. Va bene, un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Ciao.